Aperta al pubblico la mostra Cadavre Exquise dell'artista Chiara Sogato, allestita all'interno della monumentale cella frigorifera dell'ex macello di Trezzano sul Naviglio, ora convertita in un contenitore di ricerca contemporanea. La mostra rappresenta l'appuntamento inaugurale di Quinto Quarto, un progetto nato con l'obiettivo di dare nuova vita alle celle frigorifere abbandonate, trasformandole in hub culturali e spazi espositivi per l'arte contemporanea. L'idea della mostra nasce da Quinto Quarto, che è un collettivo nuovo che punta a valorizzare gli spazi di tipo industriale inutilizzati attraverso una collaborazione con gli artisti. Luca Zuccala, che è il curatore della mostra, e hanno avuto quest'idea di utilizzare lo spazio di un'ex cella frigorifera e mi hanno proposto di interpretare in modo personale, attraverso la mia poetica e le mie esperienze professionali, quello che è la collocazione, il luogo, per renderlo uno spazio che non fosse soltanto archeologia industriale, ma che potesse avere una nuova vita attraverso un nuovo percorso grazie all'immaginazione dell'artista. Personalmente ho ritenuto opportuno non intervenire in modo troppo incisivo nell'ambiente, quindi sfruttare quello che era lo scopo originario, primigenio della ex cella, per cui il contenimento delle carcasse degli animali. Solo che invece di immaginarmela come delle carcasse di animali soltanto, ogni carcassa appesa, come si può vedere attraverso i ganci storici che sono ancora mantenuti sulle rotaie, ogni carcassa appesa rappresenta un diverso elemento della natura che collabora uno con l'altro al ciclo della vita e della morte, poiché tutti nasciamo, viviamo e torniamo ai medesimi elementi, quindi abbiamo l'elemento terra, l'elemento vegetale, l'elemento funghi, chiaramente l'elemento animali, che sono rappresentati sia attraverso una visione micro, quindi visti al microscopio, sia attraverso una visione macro, per cui visualizzati esattamente in modo realistico, sia una versione immaginifica, un'interpretazione che io poi ho dato a ogni singolo elemento. Il progetto verte su uno dei temi chiave che connotano lo spazio di un ex macello, la stretta relazione tra la vita e la morte, il loro ciclico essere e divenire. Da qui il titolo della mostra, che vuole affrontare la tematica in maniera complessa e profonda, rivelando al contempo una colta ironia. Il riferimento, infatti, è a opere surrealiste in voga negli anni 20 del Novecento. Il percorso espositivo si articola in un'installazione centrale, cuore pulsante della mostra, in 5 dipinti su carta disposti lateralmente. Ogni elemento va a comporre sia quello che è la carcassa degli animali in una cella frigorifera, sia un cadavere esquiso, un cadavere squisito, un cadavere eccellente, complessivo, nel quale ogni parte si unisce all'altra per formare un'unica figura, come si può vedere dal muso fino alla coda, le zampe dell'animale, e al tempo stesso ogni pezzo come se fosse un pezzo tagliato in macelleria e quindi appeso nella cella frigorifera. Ho anche utilizzato dei materiali coerenti con quelli che vengono sfruttati nell'ex macello dagli albori, e quindi plastica, metallo, chiaramente per motivi anche igienici, e carta, e ogni pannello sul quale ho lavorato quindi riprende i medesimi materiali. Inoltre poi troviamo dei piccoli dipinti che si muovono nello spazio appesi ai muri, che riprendono i 5 elementi precedentemente detti e li contestualizzano in una situazione di tipo paesaggistico naturale. Rigenerazione urbana, cultura, sostenibilità e arte contemporanea, qui a Trezzano sul Naviglio nell'ex macello, luoghi di lavoro che diventano anche luoghi di formazione per giovani che aspirano a diventare macellai, ma anche luoghi di cultura, appunto luoghi dove vengono fatte mostre d'arte come oggi, e siamo molto felici di aver supportato questa iniziativa che sono convinto avrà successo e a cui seguiranno molte altre in questa direzione.